Come già sapete, sono uscite anche le giacche e le mitiche t-shirt della linea Omizu, per lui, per lei, bellissime, con una banda totalmente personalizzata, il logo gigante sulla schiena Omizu che significa acqua, edizione super limitata, acquistabile fino a gennaio, credo. Grazie. Ciao ragazzi, qui è Gigino96 che vi parla. Ho hackerato l'intro per salutarvi. Vi ricordo che è disponibile la nuova linea Omizu, link in descrizione. A comunque primo. Ora vai. Adesso smettila però, perché this is my jam. Signori, innanzitutto una luce migliore magari. Allora, signori, oggi purtroppo mi fa proprio male. Dobbiamo chiamare Peo colorista, perché oggi non si fa animazione, oggi si fa disegno. In particolare una challenge di disegno. E vedremo i partecipanti della scorsa e i loro risultati fra poco. Prima di tutto però lo so, soluzioni disperate per problemi disperati. Ma detto questo, noi abbiamo da montare una tavoletta che ci è stata mandata dalla Gamo. Un Peo colorista, me la puoi passare? Grazie e scusa, soprattutto. Country road, take me home, country mama. Country mama, take me home. Esce di mezzo la dimensione. Uno scatolo nello scatolo? What? Aia. Are we in danger? Are we gonna get Escarona time? Excalibur virus? Ragazzi, fate gli screenshot, perché questo ve l'ha ricordato come il giorno in cui Peo prese, si tagliò un dito e prese Escarona time. Sai cosa non è fastidioso affatto? Cosa? Indovina cosa c'è nello scatolo? Un altro scatolo. Un altro scatolo? Veramente? Ah, oh, Jesus! Oh, aspetta, ho ricevuto una... Hi, Gamon! Ciao, Gamon! Sta chiamando qualcuno. È Peo colorista? Pronto, Jesus. No, Peo colorista è lì. Non ho bene il calcolo degli spazi con la fotocamera, ho provato a calciare. Peo colorista è lì. Ah. Che non sta facendo nulla di buono. Jesus, lo lasci perdere, adesso io ho da fare, se non le dispiace. Sì, lo so che le serve quel video animato, ma ne parliamo poi, ok? Ci vediamo in paradiso. È un po' che non metto in ordine, perché non avevo previsto l'utilizzo di un'altra tavoletta. Lo potete vedere qui. Fai partire la musica da pulizia. Basta. Inizia ora. Signori, abbiamo fatto abbastanza spazio per questo signor mostro qua, perché questa qua dovrebbe essere la nuova tavoletta grafica top di gamma, la flagship in casa Gaumon. E in casa Gaumon cosa ci propongono? Innanzitutto vi salutano. Hi Gaumon, how you doing? Hai visto la presa del piede? Guarda la presa del piede. Ci sono sicuramente accessori, non ci servono. C'è la penna. Non ci servono. Questo ci sarà sicuramente utile poi. Cartone da rosicchiare. Peo colorista, non sai cosa è appena arrivato. I tuoi preferiti. Tieni. Proseguiamo con, inutile, la tavoletta vera e propria, che è super ben imballata. Anche la busta è diventata più preziosa, hai visto? Sì. Ma soprattutto è
sigillata come il parmigiano. Magneticamente. Si sono ispirati, chiaramente, alla classica busta del parmigiano. Bella, cavolo. Ho un po' di difficoltà a capire la base dietro, però la posizione è la seguente. Molto bella, è tutto vetro qua. Ma sbaglio o è opaco il vetro, finalmente? Lo senti? No. Mi sta parlando. Sta già comunicando con me. Adesso mi riservo gli accessori che ho buttato via. Questa sembra davvero buona a primo colpo, a colpo d'occhio. E poi già vi avevo detto in altri video simili che nel corso di questi ultimi 2 anni le case produttrici cinesi di queste tavolette grafiche stanno facendo passi da gigante, cioè si avvicinano a grandi falcate a un prodotto d'alta qualità a prezzo ridotto rispetto alla concorrenza, rispetto al king delle tavolette grafiche, che sappiamo chi è. Detto questo, acceleriamo qui il montaggio e ci vediamo appena sarà tutto settato. Fai partire la musica di ispirazione. Pensavo che la facevi proseguire un po' per il... Sarebbe fantastico se con tutto questo comunque sia non ci becca il copyright. Proprio... Comunque sia, signori, come potete vedere qui sotto, la tavoletta impiccia, è grossa. Dovrò lavorare allungando un po' la mano per entrare. Per una dimensione così grande, il 1080p inizia a essere poco ai miei occhi. E secondo me a queste dimensioni si deve iniziare a pensare di adottare un 2K con DisplayPort e non con HDMI, quindi più risoluzione in modo che gli occhi non vedano tutti questi pixel in giro. Io riesco a individuare i pixel a occhio nudo, quindi la cosa può dar fastidio a lungo andare. Comunque sia, la cosa che farei adesso è andare a valutare le vostre challenge delle pose. Come l'avevamo chiamata quella challenge? Non mi ricordo, non c'aveva proprio un nome. In poche parole, ognuno di noi doveva prendere una foto e dalla foto partire e farne un disegno. La foto doveva essere una posa che poteva essere se stessi o qualcun altro. Andiamo subito a vedere. Se avete fatto tutti un ottimo lavoro, l'hashtag peocolorista mi dovrebbe individuare qualche post. Vediamo il primo di M4 Ruki o Maruki o Maruchi. Maruchi disegna un Sora di Kingdom Hearts che sta davanti al PC e ci fa vedere la posa presa da Shutterstock. Mi piace molto, non so perché, ormai per i meme le pose proprio prese da uno stock di foto con l'icona sopra c'è qualcosa che mi fa sorridere, ma a prescindere mi sembra un ottimo lavoro. Se non fosse che la posa di Sora mi sembra un po' più rilassata, ma nulla di che. Andiamo avanti con il prossimo. Luca99 Garba ci presenta una donna leggermente di spalle e voglio vedere subito la posa da cui è partito. A qui potrei dire vagamente qualcosa. Mi prendo al volo l'immagine. Premetto che secondo me è comunque sia un ottimo, davvero un ottimo risultato. Diciamo, Luca, che hai fatto un pizzico di fatica a mantenere l'andamento della posa. Io vedo che la posa di questa donna va a guardare verso l'alto, a questo andamento, no? Infatti, se io vado a individuare il viso, l'arcata che individua gli occhi punta verso l'alto, quindi qui l'ho un po' persa, qui un po' leggermente piatta, e questo rende interessante questa posa, questo... Non so se mi spiego. E poi, se dovessimo individuare i 3 angoli principali di questa posa, il busto della donna mette chiaramente la spalla in base all'inquadratura più in basso rispetto a quella frontale che è più in alto, e questo genera qualcosa di un po' più interessante nell'inquadratura, no? Un po' più di sto mettendo il peso su una gamba. Invece qui, purtroppo, Luca, ti sei mantenuto un po' piatto. Questo da un triangolo diventa molto più un rettangolo, no? Ovviamente questo dovrebbe essere la posa da cui saresti potuto partire, con il viso pam 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 che guardi subito un po' in alto. Detto questo, ovviamente dico ottimo lavoro, era soltanto perché io non voglio criticare, sembrare arrogante, non sono nessun insegnante né niente, ma spero di esserti stato utile. Tutto qua. Il prossimo, la prossima è Naki Manga. Suppongo sia una foto di te stessa con una bellissima giacca, no, camicia a quadri. Ci presenta lo stesso personaggio versione maschile, secondo me.
quindi forse questo è il tuo alter ego maschile. Qui più o meno oserei dire che c'è vagamente lo stesso errore di Luca, piccola Naki, perché la tua posa è interessante, ovvero ha un determinato andamento per quanto riguarda le spalle, orizzontale, che possiamo vedere qua, il triangolo che va a formare un po' la composizione della posa, e invece nel tuo disegno questa cosa un pochino si va a perdere, diventa leggermente più squadrato, un po' più piatto, ma è comunque un ottimo risultato. Vediamo l'ultimo, Piacere Seto, questo disegno tra l'altro di cui io ho l'originale, perché me l'ha portato in fiera, grazie mille cara, una foto di Sabrina, la cui posa viene data a Mikasa e Stucasa. Quante volte l'avete sentita? Troppe? Lo so. Anche in questo caso, purtroppo, Bia, c'è lo stesso errore che abbiamo visto prima, forse in un modo un po' più netto, un po' più forte. Grazie che hai messo tutto in un'unica immagine, così posso copiarla e metterla immediatamente. Ma se dovessimo andarla a vedere qui su Photoshop, possiamo vedere la posa di Sabrina che è volutamente, vedete qua, è inclinata. Le spalle. Quando io parto a disegnare dalle spalle, riesco a decidere già da subito dove voglio appoggiare il peso, no? Quindi qua si vede che c'è più peso su una chiappa rispetto all'altra. Vedete? Qui c'è il nostro famoso triangolo. Se dovessimo scomporre il disegno in triangoli, funziona ed è interessante. E in questo caso, vedi, le spalle stanno anche sullo stesso livello di profondità. Questa spalla è più dentro, è proprio più... Hai distorto, hai spezzato qualche osso alla piccola Mikasa per ottenere questa posa. Sono sicura. Sicuro. Però che se continuate questo esercizio, sicuramente vi porta da qualche parte, perché è un esercizio che io ho fatto da giovanissimo molto, molto, molto spesso, e questo mi ha fatto migliorare molto. Adesso passiamo alla vera e propria challenge. È una challenge che non dovrò fare io, perché si tratta di disegno. Quindi, tuo colorista? Facciamo che oggi ci penso io, perché per colorista è più dentro che mai, nel baratro della frustrazione, del buco nero, dell'autocommiserazione. Quindi per questa volta lo lasciamo in pace. Ovviamente io sono un animatore, quindi non vi aspettate molto dal sottoscritto. Giusto? Am I right, boys? Giulio voleva che io facessi una challenge che è popolare nel web, è già stata fatta da altri miei colleghi youtubers, adesso anche tiktokers, instagrammers. Questa challenge di cui sto parlando è la 10 secondi, 1 minuto, 10 minuti per fare un personaggio, e dobbiamo vedere come me la cavo io. Però io la voglio soltanto fare al fine che anche voi partecipiate, come in questo caso, così che possiamo condividere e stringere la nostra piccola community, appiccicarci, abbracciarci e far magari tiriamo sul morale a Peo Colorista, eh? Che ne dite? Che ne dite? Mi sembra un'ottima soluzione, no? Hey! Giulio, vorrei che decidessi innanzitutto tu il personaggio. Ok, ma ti devo dire il personaggio che cosa sta facendo o solo il personaggio? Ah, solo il personaggio. Se vuoi anche cosa sta facendo, dai. Voglio che disegni Hinata, Toyo, che sta facendo la cacca, però cioè si sta impegnando un sacco, è una cacca difficile, presente quando si impegna lui com'è? Sì. Concentrato, perché è una di quelle cacche, okay, difficili. Io ho preparato il timer, te dimmi quando ci sei, devi fare... Hinata? Hinata Shoyo, è presente anche io, l'hai visto? Mi sono completamente scordato che si chiamasse Hinata. Completamente. Ma lui è il pallavolista che è cresciuto sul cemento. Se non avete visto IQ, lasciate IQ far vibrare i vostri cuori e il vostro sangue, lasciatelo far ribollire da IQ, che è uno degli anime più carichi degli ultimi 10 anni, secondo me, cioè micidiale. Prendo un'immagine di riferimento di Nata Shoyu. Poi devi dividere lo schermo in 3 sezioni verticali. 3 sezioni, ok. Sai come mi chiamano? 3 vertical section, baby. The vertical sectionator. Boom! Hai mai visto qualcuno sezionare così, guarda? The Sectionator, baby! Sectionator! Devi dividerlo in 3 parti uguali, Section uguali. Quelle sono 4. Oh, perché qui c'è il mio riferimento. Ah, un riferimento è una sezione. Oddio, sembra un mostro. Non è un orologio. No, lo tengo così. Un sec. No, un secondo è poco, 10 secondi. Ah, è vero, un secondo è impossibile. Un minuto. No, 10 secondi. Ah, 10 secondi.
che anche lì comunque sia, che da cosa si inizia, dal peggiore o dal migliore? Si inizia dal 10 secondi. Davvero? Sì. 10 secondi. Poi un minuto. Un minuto e 10 minuti. Poi cioè loro possono farla come vogliono. Anche voi potete un po' distorcere le regole se volete fare 30 secondi. 3 minuti, mezz'ora. 30 minuti, 30 giorni. Fate come anche volete. 30 giorni. Un po' extreme. Extreme edition. Boh. 30 anni. No, io facciamo 30 giorni. 30 mesi, 30 anni. Fatti già un'idea chiara di quello che deve essere il risultato finale, perché poi non è che tu puoi disegnarli in pose diverse, deve essere la stessa posa. Ok, ci sono. 3, 2, 1, via. Sei a metà. Oh mio Dio, ma che sei di... Faccia. E l'hai presa malissimo, cioè è andato lentissimo. Posso riprovare? Puoi riprovare. Okay. L'espressione c'era. No, no. Oh! 3, oh, sono 10 secondi. Puoi contarli a voce alta? No. Ti prego. Ti posso dire quando sei a metà. Ok. 3, 2, 1, via. Sei a metà. Ah! Stop! Un gesso! Mi sono preso un secondo proprio! Va bene! Oh mio Dio! Ma anche in un minuto farò cagare uguale, perché farò il viso in un minuto e poi il corpo è... Lo devi gestire bene! E quello è il problema! Ma è comunque veloce! 3, 2, 1, via! Qui ti posso dire anche quando sei a tre quarti! Ok! Metto anche i quarti! Quarto è passato. Gesù. Sei a metà. Okay, non sono messo male. Secondi. Ah, 10. 5. 2, 1, stop. Ora hai un po' più di calma. Non mi piace questo gioco. Non mi piace. Mi fa vedere che sto disegnando malissimo. Mi fa fare male al braccio, ai tendini, al cervello. Ci sei? Hai 10 minuti. No, non ci sono. Dilazione lì. 10 minuti non sono male. Dici che faccio in tempo per lo schizzo e il ripasso? Se sei veloce, sì. Fai 7 minuti per lo schizzo, 3 per il ripasso. Ok. 3, 2, 1, vai. Quello che tenessi in mano tipo un manga o un libro sembra che sta per tenere un bebè. Sono passati 2 minuti. Quanto tempo è passato? Mi sono già scordato. Non è ancora finito il terzo minuto. Davvero? Così tanto tempo? Cioè prima è stato un altro gioco, era. Devo fare lo spuntino. Bene. Due minuti. Vai, sono messo bene. Mi sto autorassicurando. Mi fa male le dita. Sto provando il dolore. 1 minuto e 30. Ah, the pain. Una citazione Metal Gear voluta. Un minuto. Ma non ce la fai. Shh. 50 secondi. Davvero? Sì. Oh, Jesus. 40.
Ok, ho cappellato di nuovo. Quindi. Questo è il succo, le mani sono giganti. La faccia è bellissima, però ho fatto tutto il resto. 20. Quanto? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ora stop. Voilà, c'ho la faccia bellissima, poi il resto si va proprio... Vabbè, era la prima volta che la facevi, magari... La prossima volta faccio solo il viso. Cioè tu metti mentre che caga tutto no. Il corpo, cioè... Dai. Bello. Diciamo che secondo me hai gestito molto male il tuo tempo. Sì, perché mi sono concentrato tutto lì, mi stavo divertendo un pochino. Perché io sono poi animatore, non disegno molto spesso. Il tuo colorista quasi che non disegna più, anche lui non disegna spesso, ma... Ma come vedi, il tuo colorista si diverte a fare altro nella sua giornata. Tornando a noi, io, questa è una tavoletta top di gamma, io mi ci trovo alla grande, nel senso, non ho mai dovuto zoomare per fare questo tipo di disegno. Comunque sia, il fatto che sia ancora soltanto full HD, uno schermone del genere un po' inizia a pesare nei tempi in cui siamo. Il full HD ormai lo lascerei per tavolette più piccole, più contenute. È ora di spingere di più. Comunque sia, la Gaumon fa falcate, passi da gigante ancora una volta, e questa è una tavoletta uscita a dicembre, quindi ha già 2 mesi, e se la Gaumon continua così può darsi che fra 2 mesi, cioè c'è un altro mostro ancora, e il prezzo è sempre super contenuto, quindi io come al solito vi lascio il link in descrizione se siete interessati, se volete vederle, perché di solito lascio anche quelle delle altre precedenti tavolette Gaumon che ho trattato, ma come vi ho detto si evolvono in fretta questi. Detto questo, io lascerei il resto nelle vostre mani. Adesso tocca a voi. Io spero, come ce lo possono condividere? Comunque sempre l'hashtag peocolorista. Hashtag peocolorista, mi raccomando, l'hashtag peocolorista. E soprattutto un'immagine, non deve essere per forza un video, mi fido di voi, che mostri il, ovviamente se fate il 10 secondi e poi c'è il Davide di Michelangelo, potrei insospettirmi. Per il resto... Un timelapse col telefono, se no... Un timelapse col telefono, se volete, anche un po' più tipo TikTok, anche se io non ho TikTok, ma... Sbizzarritevi. L'importante è che io, cercando hashtag peocolorista, trovi le vostre challenge. E ci vediamo alla prossima challenge, che potete sempre suggerire qui sotto, dato che io di idee non ne ho e ho il cervello abbastanza vuoto ora da quel punto di vista. Adesso, cosa succede, Giulio? Che qua ci sono i video, qua... Alla mia destra ci sono i video. Alla destra qua allora ci sono i video. Qua ti puoi iscrivere la campanella. Devi fare così alla campanella, aspetta. Ping, ping. Dai, sarà un tocco. Ciao, ciao. Ciao, ciao.